Buongiorno e bentrovati amici di Web TV Studios. Io oggi sono qui al Circo Massimo di Roma in occasione del Natale di Roma. Seguiremo per voi a partire dalle 11 gli spettacoli, gli eventi, le esibizioni di gladiatori e centurioni, perciò rimanete in contatto con noi. Ciao. Amici di Web TV Studios, sono qui in compagnia di Emanuele Vaccarini. Che cosa rappresenti? Vabbè, vogliamo un po' spiegarlo. Allora, io sono un gladiatore e come sapete tutti faccio parte della trasmissione Avanti un altro, del salottino di quest'anno. Le novità, oggi sono gladiatore ma vesto da reziario. Reziario è una figura gladiatoria che usava rete e tridente. Adesso ne sono sprovvisto perché sto, diciamo, in borghese, sto camminando per l'arena. Sono contento del mio settimo anno della partecipazione al Natale di Roma. Spero che tutte le persone che vengano si possano divertire, perché vogliamo riproporre al popolo sia di Roma che al popolo che viene a visitare la nostra città eterna i fasti, l'eleganza e la tecnologia, perché gli antichi romani ci hanno portato molta tecnologia, oggi festeggiando il Natale di Roma. Quindi tanta festa, tanto divertimento, tanta storia. E tanta cultura. Qui non siamo purtroppo, come dicono tanti, mascherati. Siamo rievocatori che studiano all'università e sui libri quello che era la vita dell'antica Roma. Un messaggio per i nostri telespettatori, insomma i ragazzi che ci seguono? Ragazzi, mi raccomando, lo sport è importante, la cultura è importante, non vi perdete in futili sciocchezze, ma andate a scuola, studiate e allenatevi, perché questo vi porta fuori dai problemi grossi della strada. È giunto al fine! La poesia è nata prima della scrittura, le prime forme di poesia erano